contaminata sa i margini dell'asse di questa zona. Perché l'asse mediano? E perché l'asse mediano? Perché non solo i vettori erano senza chiavetta, ma l'asse mediano è senza pedaggio. Senza pedaggio. Ma comunque... E allora, ma è possibile bonificare questo territorio? Bonifica... Allora, Calabricito, 10.000... Ma questo va nel bonificato. Ora, noi dobbiamo, anche su questo intendere, per fare le bonifiche di tutti i siti che noi abbiamo, occorrerebbe che lo Stato italiano, solo per la Campania, investisse alcune finanziarie nazionali solo per la Campania. Mi pare un paio. Io non credo che nel quadro... Ma almeno i più inquinati. Allora, i più inquinati bisogna cominciare, però bisogna farli con... Io l'ho chiesto diverse volte, non credo che sarò ascoltato. Vediamo. Io credo che ci voglia innanzitutto una commissione terza di esperti internazionali che ci dica come, innanzitutto, di cosa stiamo parlando, di che tipo di bonifica va fatta, con quali risorse e per quanti anni. Perché io sono contrario all'abbandono dell'agricoltura come qualcuno propone. Si possono fare agricolture non food, non alimentare. Il problema nostro, se noi produciamo fiori o produciamo canapa, come queste terre, mio padre lavorava la canapa nella zona di Acerra, insomma, da piccolissimo. Quindi l'idea è il no food? Il no food nella fase di transizione, e ci sono alcune essenze, alcune esperienze fatte in America, fatte in diversi paesi, fatte in Europa, fatte in Olanda, che dimostrano che alcune tipo di piante sono in grado di catturare, quindi in modo naturale, alcuni elementi inquinanti, e dopo un certo numero di anni potremo tornare anche a fare la coltivazione alimentare. Ci vorranno 20 anni. Bonificatori naturali. È chiaro, ma se noi abbandoniamo le nostre terre dicendo non si può più coltivare e quindi diventano terra di conquista, insomma, questa terra non avrà più la possibilità di riprendere un suo cammino. Invece con la scelta del non alimentare dove proprio non è possibile, poi andiamo a vedere, perché in molti casi sono anche inquinamenti superficiali, puntiformi, eliminati, certo. isolati. E a fianco possiamo coltivare. Più che eliminati, isolati. Ma ripeto, una quarantena, diciamo, località Calabricito, c'erano le tombe, quindi si circonda quella zona. La cosa grave è che dovevano inibire l'attorno, non hanno inibito neanche un metro quadro. Infatti non i cancelli al parco, sono tutti aperti, ma anche alla coltivazione. Abbiamo più volte segnalato ai vigili che i cancelli del sito di Calabricito era proprio aperto. Allora, ci avviamo verso la fine. Dottore Marfella, dalle bonifiche alle analisi sulla popolazione. Allora, tu facevi una provocazione: facciamo le analisi individuali ai malati di leucemia, vicino, una sorta di invito, vicino alle discariche, e coltiviamo le zucchine per dimostrare il nesso di causalità. Vuoi spiegare ai telespettatori noi l'avevamo già proposto come periti tecnici e successivamente in questi anni, proprio circa l'anno scorso, cominciano a uscire anche vari lavori internazionali, esempio americani, che in 2 anni hanno monitorizzato 1.000 persone individualmente in zone inquinate meno di queste zone qua. Allora, il meccanismo è estremamente semplice. Le diossine non sono i più pericolosi o i più particolari tossici, ci hanno una caratteristica, hanno un tempo di dimezzamento estremamente lento, non meno di 15 anni. Spieghiamo che cos'è il tempo di dimezzamento. Cioè perché... dispersione nell'ambiente. Quindi concetto, ne possiamo liberarci dopo 15 anni. Concetto, Sogin 1999 trova 10.000 volte in più di diossina. ARPAC 2008 a Calabricito trova 400 volte più diossina, sono passati da 10.000 a 400, si è sperso nell'ambiente, certo. Però per dimezzarsi ulteriormente ci vogliono altri anni. Esistono sostanze non umane, matrici non umane, esempio le cucurbitacee, in particolare le zucchine, che hanno capacità di concentrare queste sostanze fino a 1.000 volte, quindi ritornano in concentrazioni significative. Stiamo parlando di circa 270 sostanze. Sotto controllo della magistratura o della polizia giudiziaria, coltiviamo, fatto centro il punto di inquinamento, queste sostanze, questi alimenti, che ovviamente non vengono consumati, e andiamo ad analizzarli. Troveremo un profilo, una concentrazione e un profilo. Fatto punto località Calabricito, ho fatto punto località Pianura, dove lo sversamento è certo e la diossina è certa, nel raggio di 5 km andiamo a vedere i residenti, ma non tutti.
i residenti affetti da patologie considerate marcatori da inquinamento di queste sostanze. Per esempio le leucemie. Due punti a capo. Innanzitutto benigne, le endometriosi gravi. Non le leucemie, i linfomi non oggi. I sarcomi. Allora, sarcomi, linfomi non oggi. Dei sessuti molli e endometriosi grave, non più di 30-50 persone residenti. Quindi con una poca spesa. Con massimo 30.000 euro. E andiamo a confrontare i profili di quello che oggi, non ieri, oggi troveremo nella cucurbitacea, con i profili quei oggi e non e ieri. Quindi dimostreremo il nesso di causalità. A questo punto noi troveremo, come le impronte digitali, 270 sostanze. E poi che succede? Andiamo a confrontarle. Se troveremo lo stesso profilo tossicologico di quel territorio, non è certo, ma è altamente probabile, come esattamente le impronte digitali, che quel territorio sia stato inquinato e che quelle persone abbiano patologie direttamente riconducibili ad un inquinamento ambientale. Ma bisogna chiedere risarcimenti. Ah, questo è un problema che non mi riguarda, ma questo è un problema che viene dopo, e c'è un problema non di risarcimento. Io chiedo scusa, noi non smetteremo mai di il problema è sempre quello, noi non smetteremo mai di inquinare il territorio finché non ci saranno sanzioni adeguate. Una sanzione adeguata potrebbe essere quella civile. Questo farebbe sì che è la cosa più grave di tutte oggi, ovvero sia l'assoluta impunità, sì di chi ha sversato, sì di chi non ha controllato, cesserebbe. Benissimo. A questo punto, cessando l'impunità, cessa l'inquinamento e noi possiamo ricominciare a vivere e a recuperare il territorio. Mi sembra questa una cosa, voleva aggiungere qualcosa? Credo che questa sia la risposta all'interrogativo che mi ponevo prima a proposito del Sebiorec. Credo che per chiudere, per dare certezza al lavoro di Sebiorec, potremmo andare a vedere in alcune di quelle realtà, Nola, Brusciano, Acerra, insomma, dove pianura. Siamo stati, pianura, dove volendo vedere, possiamo vederle tutte. Ho visto i costi, io sono per sostenerla e sposarla in pieno questa proposta, anzi credo che dovrebbe essere un nostro cercheremo tormentone. Cercheremo di fare un progetto comune, esatto, perché tra tutti i colleghi, e lo porteremo all'esame non solo dei comitati, non solo della regione, ma anche della magistratura. Verrà meno di 250.000 euro? Allora, se per ogni territorio viene 50.000 euro, 4-5 territori viene 250.000 euro, però alla fine darà delle risposte certamente più affidabili rispetto all'esame appunto. Ma ci dirà anche a proposito delle bonifiche, perché ripeto, io non sono neanche per creare allarmismi, perché in questa zona del Campania Felix ci saranno ancora tantissime aree dove è possibile coltivare tranquillamente, perché esatto, fortunatamente la natura è più grande della devastazione che l'uomo ha fatto, e magari con questa azione potremmo dire che qui isolare, non si può coltivare, le isoliamo, ma lì possiamo coltivare, che cosa possiamo coltivare? Dove c'è inquinamento facciamo agricoltura non alimentare, noi teniamo, e dove ci sono le condizioni di andare facciamo i campi da gioco e facciamo un grande Napoli. Un grande Napoli, campo da gioco, e questo è l'appello che da SOS Campania lanciamo insieme, tutti insieme alle autorità, ovviamente sperando che le autorità ascoltino questo programma, ma ascoltino soprattutto le buone idee che i cittadini, ambientalisti e gli scienziati, ma anche buoni amministratori, danno per risolvere questo problema. Siamo in una fase della nostra esistenza molto critica in questa regione, ma un barlume di speranza può nascere in questo disastro ambientale che ci ha purtroppo, ahimè, combinato l'indifferenza e la malvagità delle ecomafie. Allora, l'appuntamento alla prossima settimana con Telia Cheri per un nuovo appuntamento e una nuova emergenza. Arrivederci e buonasera a tutti.